Sì, quello era un altro tipo di partita, impostata in maniera diversa, contro una squadra diversa, con un modulo diverso, quindi è tutta un'altra storia. Noi dobbiamo confrontarci domenica dopo domenica con delle squadre diverse, con dei giocatori singoli diversi e quindi dobbiamo mantenere sempre la nostra fisionomia di gioco, ma ci dobbiamo anche adattare agli avversari. Quella era un'altra partita giocando in casa, la prima, l'esordio, volevamo a tutti i costi vincere, abbiamo messo grandissima determinazione, grande concentrazione ed è stata, diciamo, la cosa che qui oggi non mi è piaciuta, perché abbiamo cercato di fare gioco, ma nella fase di transizione negativa andavamo in grande difficoltà perché mancavamo di grandissima concentrazione ed era quello che avevo chiesto. E se ne sono andati delusi le pochissime decine di tifosi che vi hanno seguito in trasferta, ma lei questo campionato di Serie D rispetto agli anni passati, quindi rispetto alla sua esperienza dal punto di vista qualitativo, come lo cataloga? No, ma assolutamente più forte rispetto a quello l'anno scorso, sicuramente, dove c'era una squadra sola che ha fatto un campionato a sé, tutti gli altri ci siamo assestati lì in mezzo alla classifica, chi medio alta, chi medio bassa, quindi non c'era storia. Quest'anno ci sono grandissime squadre, ma c'è molto equilibrio tra l'altro. E lei il Trapani dove lo vede? Dove No, ma volete noi abbiamo arrivare? degli obiettivi ben precisi, che sono quelli di fare un buon campionato. Naturalmente non si mettono mai limiti alla provvidenza, però non vogliamo soffrire, ecco.